Ciao Riccardo, allora, insomma, si avvicina sempre di più il debutto stagionale con l'Ascoli. Come stai te e come sta la squadra? Finalmente ricominciamo, eravamo impazienti perché comunque più di un mese che stiamo lavorando, ci stiamo preparando a questo inizio. Me l'aspettavo che il calendario ci facesse partire come secondo turno, perché appunto il primo l'abbiamo rimandato per il discorso che è successo quest'estate. Stiamo lavorando bene, sto bene, la squadra sta bene, è in fiducia e tutti qua non vediamo l'ora di cominciare. Seguito il primo turno di campionato, ecco, che idea ti sei fatto un po' di chi sei, di Serie B sarà? Ah, sì, ho guardato un po' tutte le partite, un po' tutti i gol che ci sono stati, così un po' le squadre. È un campionato tosto come l'anno scorso. Sappiamo che tante squadre si sono rinforzate, tante squadre sono ambiziose, puntano a obiettivi importanti e noi abbiamo i nostri obiettivi, sappiamo quello che vogliamo e ci andremo in campo per raggiungere il prima possibile quello che abbiamo prefissato. Ecco l'Ascoli, poi tutto con una sconfitta, con 3 espulsi nel primo tempo, ecco, verrà qui sicuramente per cercare di fare risultato dopo un inizio così così. Vabbè, ah sicuro avranno il dente avvelenato, ecco, dai. Purtroppo sono episodi che capitano, non ci puoi far niente. La partita sarà totalmente diversa, secondo me, e noi dobbiamo farci trovare pronti e non cercare di cadere in tentazioni che magari possono portarci a commettere anche noi qualche errore. Parlando, insomma, tornando un attimo al Modena, ecco, nuovo allenatore, Bianco, ti chiede di giocare un po' più con la palla, mi sembra, no? Ecco, tu come ti trovi con questo modo di giocare? No, io mi trovo bene, comunque anche quando ero a Brescia in primavera me lo facevano fare, era una cosa richiesta dall'allenatore che avevo allora, e quindi diciamo ho dovuto un po' rinfrescare certe cose, però mi trovo bene, mi diverto perché comunque mi piace giocare la palla coi piedi, dopo ovvio che so anch'io, come mi chiedono loro, di non esagerare, cioè di fare le cose funzionali per la squadra, quindi questa mentalità la condivido e andiamo avanti. Il gruppo come lo senti, come lo vedi? Al gruppo bene, ci sono stati nuovi ragazzi che si sono inseriti subito bene e niente, sono tutti pronti, ecco. Com'è lavorare con Narciso? Insomma, qualche tempo fa era tuo compagno, adesso invece ti bacchetta sotto porta. È stato un po' strano, però allo stesso tempo bello perché comunque è una gran persona, lo conosco da 4 anni, mi si sono allenato assieme, quindi so la mentalità che ha, la mentalità che mi ha trasmesso comunque in questi 4 anni a fianco a me e ha delle belle idee e portiamo avanti questa cosa insieme. Ritornano anche i derby con la Reggiana, che sensazioni avete? Ah, finalmente direi, è più bello, cioè, l'abbiamo affrontato in C e speravo un giorno di affrontarle anche qua, quindi dalla parte sono anche contento che siano saliti. Tanta gente anche oggi qui in allenamento, nonostante sia mercoledì mattina, insomma c'è tanta voglia di Modena qui in città. Eh beh, certo, beh, in una giornata così calda magari non tutti lo farebbero, però ci hanno dimostrato anche oggi la gente qui di Modena, i nostri tifosi, che sono pronti anche loro per iniziare a sostenerci per tutta la stagione.